Sì, no, un pareggio giustissimo, un pareggio partita da derby, proprio classica. Siamo usciti ad andare in vantaggio noi, abbiamo sofferto dopo il vantaggio perché il notaresco voleva a tutti i costi, no, riportare la partita in parità, ci è riuscito con un gran tiro da fuori. Poi dopo siamo riusciti noi, secondo tempo equilibrato, un gol sul calcio piazzato, alla fine ci abbiamo creduto, abbiamo voluto questo pareggio, l'abbiamo ottenuto, peccato perché all'ultimo abbiamo avuto anche l'occasione per fare il 3-2, però un grosso applauso ai miei ragazzi perché non stanno mollando un centimetro e stanno facendo davvero delle cose egregie. Sì, Sparvoli ha fatto la sua partita come l'ha fatto gli altri, come l'hanno fatta gli altri, è un giocatore per noi importante, uno di quelli che ti stavo dicendo che ha qualità, e questi giocatori ce li dobbiamo tenere stretti perché sono quelli che poi devono, il lavoro che fanno gli altri devono poi metterlo in evidenza per le azioni conclusive. Ma c'è grande rammarico oggi, perché credo che abbia fatto una grande gara, ma deve essere amplificata questa grande gara per come ci siamo arrivati a questa partita, con 4-5 indisponibili, con qualcuno che ha giocato con un po' di febbre, con l'allenatore con la febbre. Credo che quest'anno è un anno veramente molto particolare. Ogni volta che alziamo un po' la testa ci succede sempre qualcosa, però sono contento perché la squadra ha fatto una grande gara, sono orgoglioso oggi di loro, perché nonostante tutto siamo venuti qua contro una squadra che in questo momento secondo me è la squadra che sta meglio di tutti. Lo dicono i risultati, lo dicono la qualità del gioco che hanno. Abbiamo fatto veramente una grande partita, abbiamo giocato, abbiamo difeso bene, siamo ripartiti ogni volta. Il rammarico che questo purtroppo ci ha portato all'inizio dell'anno, che gli ultimi 20 metri dobbiamo migliorare, perché la squadra che arriva tante volte in quel modo, in quella maniera, deve fare il 3-1 e la partita finisce, e quindi andiamo via con il rammarico di questo. Stanno crescendo tutti. Stanno crescendo tutti, l'aspetto atletico, perché poi anche venivamo nel periodo di Natale dove non ci siamo potuti allenare per il Covid, purtroppo con gli allenamenti poi si migliora, e quindi quando cresce la condizione poi cresce anche il valore del giocatore in campo, e quindi siamo tutti quanti contenti.